A un mese esatto dall'inizio del torneo sono stati presentati al Mumi di Francavilla al Mare gli internazionali di tennis maschile ATP Challenger Tour, giunto alla sesta edizione, dotato di un montepremi di $80.000. La manifestazione è in programma dal 5 al 12 maggio sui campi del Circolo Tennis Sporting Club. Il parterre dei protagonisti si conoscerà solo tra un paio di settimane, quando verrà resa nota l'entry list, ma c'è da scommettere che arriveranno giocatori importanti, come sottolinea Francesco Ugolini, presidente del Circolo Tennis di Francavilla. Una buonissima fascia, perché praticamente dovremmo avere giocatori che dovrebbero andare dalla 110-120esima posizione fino a circa la 200esima posizione. Poi speriamo sempre che magari ci sia il giovane, che abbia adesso una posizione un po' più arretrata, ma che poi magari l'anno prossimo lo vedremo nei primi posti della classifica mondiale, come già successo in tutti gli altri tornei che si sono svolti qua a Francavilla. Insomma, abbiamo avuto la fortuna, lo stesso Arnaldi che ha vinto 2 anni fa, che balzi in avanti ha fatto. Fa parte della squadra di Coppa Davis che ha riportato la Coppa in Italia, quindi voglio dire una fortuna anche molto, molto importante per noi. Confermato per il terzo anno consecutivo direttore del torneo, Gianluigi Quinzi, già vincitore dell'edizione 2018. La grande novità invece viene annunciata dallo stesso Ugolini. Una grande novità di quest'anno è che avremo al circolo la truppa di Super Tennis, che seguirà le partite che si svolgeranno sul centrale, quindi verranno poste ben 5 telecamere, per cui avremo una copertura televisiva molto molto importante e quindi anche una possibilità per i nostri sponsor e per il pubblico che non può venire a seguire le partite in casa di vederle sul canale Super Tennis. Particolarmente soddisfatte le istituzioni, sentiamo la sindaca di Francavilla al Mare Luisa Russo e il consigliere regionale Daniele Damario. È un evento ormai che è diventato una tappa fissa per la città di Francavilla. Dal 5 al 12 maggio il grande tennis torna a Francavilla e sappiamo bene che il tennis in questo momento è davvero lo sport, diciamo, che mette blocca davanti agli schermi tutti gli italiani, quindi siamo davvero orgogliosi che anche sui campi di Francavilla siano passati giovani, poi diventati campioni, arrivati proprio nelle classifiche mondiali, proprio ai primi posti delle classifiche mondiali, quindi speriamo di portare fortuna ad altri giovani talenti. Oggi presentiamo questa bella manifestazione, giunta la sesta edizione, una manifestazione in crescita anno dopo anno, avviene in un momento particolare, dal 5 al 12 maggio, subito dopo il 15 maggio avremo anche l'arrivo del Giro d'Italia a Francavilla, sicuramente un evento importante che ha anche lo scopo di destagionalizzare la stagione turistica, quindi l'Abruzzo ha legato tanto la propria immagine alle grandi manifestazioni sportive, quella che si fa oggi a Francavilla di internazionali di tennis sono sicuramente una tra le manifestazioni che danno sicuramente lustro e tanta visibilità alla nostra regione. Chiusura con Luciano Ginestra, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Abruzzo e Molise. Il nostro stato di salute in questo momento è ottimo. Oltre a questo, diciamo, ATP, abbiamo tra un pochino, avremo a Chieti anche un grandissimo torneo internazionale, poi ospiteremo le prequalificazioni del BNL, quindi avremo anche in agosto un altro torneo internazionale femminile, quindi diciamo che di attività e di carne al fuoco ce n'è tanta.